Il mare di Roma è un posto surreale, un insieme di storie che sembrano essere uscite da un romanzo. Qui terra e acqua si sfidano da secoli in una guerra di posizione in cui tutto è in costante movimento. Per Dante la foce del Tevere era la porta del purgatorio. L'uomo l'ha conquistata con fatica. I romani però la trasformarono nella porta dell'impero, anche se poi hanno iniziato una lenta ritirata che ancora oggi non accenna a fermarsi. Per secoli il Tevere ha scelto liberamente il suo percorso, distruggendo mondi come castelli di sabbia. È ancora oggi che una serie di canali ha messo in sicurezza l'intera area. Chi ha deciso di vivere qui affronta la vita come se tutto fosse possibile. E così ho deciso di farlo anch'io. Sono salito su un'astronave, ho incontrato geni ed eroi coraggiosi, esploratori rockstar, broker pentiti che sfidano gli aerei e gente che parla con gli alberi, fino a capire che quello che c'è di meglio al mondo non è mai troppo lontano da dove vivi.